Buon pomeriggio Rossini TV, oggi mi trovo all'interno del bellissimo Teatro Sanzio di Urbino per assistere alla seconda conferenza sul turismo. Questa conferenza è organizzata da Confcommercio Marche Nord e da Confturismo. L'estate 2022 si sta per avvicinare, ovviamente in casa Confcommercio c'è grande fermento per poter ripartire con grande energia e nella maniera giusta. Tanti gli argomenti che verranno trattati oggi e tanti ovviamente gli ospiti presenti qui in sala. Direttore generale Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti, buonasera. E oggi qui all'interno del Teatro Sanzio per la seconda conferenza tutta dedicata al turismo. Sì, è un'iniziativa che abbiamo assunto l'anno scorso, con la prima edizione che abbiamo fatto a Fano. E, ovviamente essendo comuni Fano e Urbino che fanno parte del nostro progetto itinerario della bellezza, portiamo questa iniziativa diciamo in tour, ogni anno scegliamo una location diversa, ma anche perché questo è l'anno di Urbino, il 2024 sarà l'anno di Pesaro, città capitale italiana della cultura, questo è l'anno di Urbino perché il 7 giugno 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro e noi come Confcommercio con Confturismo Terre di Urbino del Montefeltro, che è la nostra nuova associazione dedicata alla promozione turistica del Montefeltro, abbiamo già in animo tante iniziative. Il nostro programma è già compiuto, quindi usciremo con un nuovo itinerario a seguito dell'itinerario della bellezza che si chiama Itinerario dalla Corte del Duca Federico, che coinvolgerà Urbino, Cagli, Mondavio, Fossombrone, Pergola, Fano, Sasso Corvaro, Pesaro, e poi faremo una rappresentazione teatrale itinerante in questi luoghi dove narreremo, accompagnata teatrale ovviamente non io, la storia di Federico da Montefeltro e di Ottaviano degli Ubaldini. Ci sarà una mostra dedicata a Giovanni Santi, padre di Raffaello, nella chiesa di San Domenico a Cagli, tutto nell'ambito appunto delle celebrazioni di Federico da Montefeltro. L'altro motivo per cui siamo a Urbino è la scelta felice che ha fatto il Comune con l'assessore Cioppi, assessore al turismo, di coinvolgere le unioni montane dell'entroterra per tentare per la prima volta di realizzare un'attività congiunta, creare una rete tra le istituzioni del territorio per fare una promozione strategica, insomma, del turismo, evitare i campanili che purtroppo caratterizzano un po' la nostra regione, i nostri territori, e quindi attivare una strategia unica di promozione turistica. In questo caso noi ci proponiamo come Confcommercio e Confturismo Terre di Urbino e Montefeltro come DMO, cioè come soggetto attuatore delle politiche strategiche definite dalla compagine istituzionale. Quali saranno i temi trattati oggi in conferenza? Beh, noi veniamo da un anno, anzi da due anni per la verità, molto difficili per il turismo, e quindi faremo il punto allo stato dell'arte, qual è la situazione del turismo nella nostra regione, partendo anche dai dati delle due annate precedenti in termini di presenze e arrivi turistici. Il 2021 ha recuperato parte delle gravissime perdite in termini di presenze e di arrivi del 2020, ma ancora non abbiamo raggiunto i dati del 2019, quindi ancora c'è molto da fare, e quindi questo dato, insieme alle difficoltà acuite dalla guerra tra Russia e Ucraina, che hanno bloccato e fermato le prenotazioni negli alberghi, hanno aumentato i costi per le famiglie e quindi diminuito la propensione alle vacanze, ci inducono a riflettere oggi con la Giunta regionale sul piano annuale di promozione turistica che è stato approvato recentemente, che prevede un budget di poco più di 5 milioni di euro, che sono
assolutamente insufficiente, ovviamente, perché 5 milioni per il turismo marchigiano in tutta la regione è ovviamente molto poco, però sappiamo anche che nel piano annuale è previsto un capitolo per i fondi aggiuntivi, che sono quelli che poi dovranno derivare dalla ripartizione dei fondi comunitari. Sappiamo che la regione sta attivando le procedure per l'approvazione del riparto degli oltre 700 milioni di fondi comunitari. Proprio qui in questo teatro l'anno scorso la Regione Marche ha presentato i primi passi, insomma, di questa progettazione, e quindi con la Regione, a seguito anche dei dati negativi, insomma, di questi ultimi anni, vogliamo ragionare e dire la nostra su quello che è necessario per recuperare le presenze turistiche, recuperare le presenze degli stranieri, che sono un dramma per la nostra regione, e in più sottolineare l'esigenza di sostenere iniziative come quella dell'itinerario della bellezza, che è il nostro progetto di punta, che ha saputo portare tanti turisti, aumentare gli arrivi e i visitatori in tutte le località che sono oggetto della nostra progettazione e della nostra attività. E poi comunque abbiamo tante cose da raccontare, diceva Francesco Guccini, e quindi oggi le diremo alla competente attenzione degli assessori e del presidente Acquaroli. Quindi direi Confcommercio sempre al fianco di imprese e operatori per la promozione turistica. Assolutamente, la promozione turistica è essenziale se vogliamo far uscire non solo la nostra regione dalla marginalità a livello internazionale, ma anche molti territori veramente dalla marginalità, perché molti dei nostri territori non sono assolutamente noti, e quindi il nostro compito anche col progetto Itinerario della Bellezza è quello di fare uscire dall'anonimato i nostri borghi, che sono la bellezza della nostra regione. Stefano Aguzzi, assessore Regione Marche, buonasera. Oggi presente qui in conferenza sul turismo, quali sono le priorità per la stagione che si sta avvicinando? Sinceramente le incognite sono tante in questo momento, incognite date da una fase di 2 anni di pandemia che, diciamo così, ci ha lungamente provati, ma da una fase, ahi noi, molto inedita, che è questa situazione di guerra, che probabilmente può, diciamo, mettere in discussione alcune iniziative che erano consuetudine. Ad esempio il turismo proveniente dall'est Europa per noi era una consuetudine ed era anche una fetta importante, e questa cosa sicuramente verrà toccata. Io voglio pensare che ci possono essere comunque i presupposti per dare una buona offerta turistica. Del resto la nostra regione, al di là del lungomare splendido, meraviglioso, che continuerà ad offrire tutti i servizi che solitamente riesce ad offrire, ha anche una fascia collinare e di montagna che offre tanti luoghi tranquilli e meravigliosi. Perché mi riferisco a questo? Perché proprio durante il periodo Covid noi abbiamo visto quanto le persone cercano luoghi soprattutto lontani, magari dalle grandi folle, dalle grandi masse. Ecco, io credo che noi abbiamo tutte le carte in regola per un turismo di qualità che può affrontare nel miglior modo possibile anche quelle che sono le problematiche legate alla contingenza e alla drammaticità di questi momenti. Quindi diciamo un po' una scommessa, se vogliamo. Però faccio un esempio: perché non provare ad mettere in positivo anche l'arrivo, la permanenza di persone provenienti dai luoghi di guerra in questo momento, che potrebbero, attraverso i corsi di formazione che ho intenzione di mettere in campo come Regione Marche, essere poi impiegate nell'accoglienza turistica là dove lo scorso anno in molti luoghi proprio è mancata la presenza di operatori. Cioè spesso, soprattutto nella fascia costiera, mancavano proprio le persone addette al servizio bar, ristorante, alberghi, eccetera. Queste persone che sono oggi qui ospitate regolarmente con permesso di soggiorno, che permarranno qui per un po' di tempo fin quando le cose non si metteranno, speriamo presto, a posto, possono magari darci una mano anche a portare avanti questo tipo di servizi e questo tipo di attività. Quindi mettiamo in positivo anche le cose che magari a prima vista possono sembrare negative. Questo convegno, che dovrebbe farci dialogare meglio, io me l'auspico moltissimo, perché come città di Urbino anche il dialogo fra noi comuni è molto importante. Non è sempre scontato che si riesca a realizzare. Quindi Urbino ha sempre lavorato, da quando
almeno sono io sindaco, per cercare di mettere insieme costa, entroterra, ente provinciale, ente regionale, unioni montane che sono anch'esse importantissime. Chiaramente la collaborazione tra enti è uno degli argomenti che ci farà crescere sicuramente. Diciamo che la valorizzazione, adesso tutti parlano di questi fondi del PNRR, io sono veramente molto preoccupato che non riusciamo a metterli a terra. Questo è uno degli argomenti che secondo me bisognerà approfondire, perché parliamo di transizione ecologica e non sappiamo di cosa stiamo parlando. Questo è il mio parere, perché si fa presto a dirlo, fa anche un po' chic farlo. Ma per esempio io voglio rilevare una cosa, approfitto di questa giornata, abbiamo soppresso il Ministero dell'Agricoltura e istituito un altro Ministero della Transizione Ecologica. Probabilmente si lavorava prima su questo tema, la transizione ecologica era automatica, invece abbiamo distrutto un settore che oggi ci è arrivato come uno schiaffo in faccia di tutti gli errori fatti in passato. E non vorrei che passasse il concetto che non è stato sbagliato nulla e quindi per caso ci siamo trovati in questa condizione. È stata una politica avallata dal nostro governo, fatta male dall'Unione Europea, e quindi ecco, è un discorso lungo, però credo che ci sia tutto da ripensare. Questa guerra orribile ci ha messo di fronte alla realtà. L'unica cosa positiva che ci ha messo di fronte alla realtà, quello che noi amministratori pubblici e anche le aziende non hanno voluto capire, che era meglio comunque avere un'autosufficienza e fare una politica che valorizza i nostri territori. Questa guerra orribile ci ha messo di fronte alla realtà. L'unica cosa positiva che ci ha messo di fronte alla realtà, quello che noi amministratori pubblici e anche le aziende non hanno voluto capire, che era meglio comunque avere un'autosufficienza e fare una politica che valorizza i nostri territori. Francesco Baldelli, assessore Regione Marche, cosa ci si aspetta da questa conferenza e cosa ci auguriamo? Beh, qui compattiamo la filiera istituzionale, abbiamo aderito all'invito di Confcommercio Marche Nord, perché i diversi assessorati della Regione Marche in maniera integrata stanno lavorando per il rilancio anche di questo territorio. In modo particolare, per quanto riguarda le deleghe a me assegnate, stiamo lavorando alle infrastrutture come precondizioni di sviluppo, sviluppo economico e quindi anche sviluppo turistico, soprattutto perché qui siamo in uno stupendo teatro, il Teatro di Urbino, che non dimentichiamo mai è patrimonio, città patrimonio dell'UNESCO. Rilancio della Regione Marche, come sono le Marche del futuro? Le Marche del futuro devono essere interconnesse e intermodali per diventare sempre più attrattive e per essere quella cerniera nell'Italia centrale. Poniamo la grande questione dell'Italia centrale, molto spesso dimenticata dalle grandi politiche nazionali, per cui le Marche diventano una cerniera tra il nord e il sud della nostra nazione, ma anche un elemento di collegamento fondamentale tra l'est e l'ovest, tra il mare Adriatico e il mare Tirrenico. E qui va da sé che dobbiamo richiedere con grande forza, tutta la filiera istituzionale deve richiedere con grande forza il collegamento e il completamento della superstrada E78 Fano-Grosseto e ovviamente un collegamento efficace anche tra i due co-capoluoghi di provincia, Pesaro e Urbino. Le opportunità sono quelle di mettere in rete quello che abbiamo. Stiamo lavorando su questo, l'agenzia che avevamo annunciato l'anno scorso sta diventando realtà, ormai è una questione di qualche giorno, uscirà anche il bando per cercare il direttore, è già stata costituita e siamo proprio in dirittura d'arrivo. Credo che l'agenzia possa rappresentare uno strumento di crescita, come uno strumento di crescita della campagna promozionale che stiamo mettendo in campo per raggiungere quei mercati che secondo noi possono portare in questo momento storico un maggiore afflusso di turisti. Parliamo dei mercati del centro e nord Europa. C'è una strategia precisa che vogliamo perseguire e credo che sia anche la strada buona su cui insistere in questi anni, molto condizionati prima dalla pandemia e poi anche dalla crisi ucraino-russa.
Speriamo innanzitutto che in vista della Pasqua possa esserci l'aspettativa di una primavera che sia meno condizionata dal Covid. Sono due anni dove abbiamo visto questa stagione, questa festività in particolare molto condizionata dalla crisi pandemica. Quest'anno dovremmo vedere invece una festività pasquale più libera, con più opportunità di poterci esprimere. Certamente i rincari, i costi energetici e tutte quelle che sono le conseguenze anche della crisi bellica in Ucraina possono avere delle conseguenze, ma cerchiamo di guardare avanti, non guardare le cose negative e tornare a costruirci intorno a noi, intorno al nostro territorio, delle opportunità. Noi stiamo lavorando su tutto, oggi veniamo da una riunione molto, molto complicata e complessa sul corridoio adriatico, sulla linea adriatica, che rappresenta un importante traguardo, rappresenterebbe un importante traguardo per collegarci tra nord e sud e per rendere anche il nostro entroterra più raggiungibile. In particolare su Urbino stiamo lavorando molto sulla Fano Grosseto e siamo convinti che l'apertura della prima canna è solo il preludio all'apertura anche della seconda canna. Su questo occorre la filiera istituzionale, occorre anche la capacità del Ministero di ANAS di comprendere la strategicità di quell'opera. Già c'è un accordo con il Presidente della Regione Toscana e il Presidente della Regione Umbria, speriamo che tre presidenti, che voglio dire nelle quattro regioni del centro Italia rappresentano il 75%, possano essere oggettivamente, centro Italia pensavo Lazio, Umbria, Marche e Toscana, chiaramente in queste direttrici est-ovest e Tirreno Adriatico possono essere sufficienti a convincere le istituzioni che decidono della strategicità di questa strada. Il comparto del turismo è in assoluto il comparto che ha più sofferto della pandemia e che purtroppo continua ancora a soffrire oggi a causa di temi gravi di cui siamo non solo spettatori ma ancora protagonisti, come la guerra in Ucraina. Nonostante questo, oggi in conferenza, grazie a Confcommercio Marche Nord, le imprese turistiche guardano con fiducia e con grande stimolo all'estate 2022 e non solo. Ci sono progetti precisi sul tavolo della regione grazie alla giunta Acquaroli che riguardano l'ospitalità, ovviamente l'accoglienza e anche un tema molto importante che è quello delle infrastrutture, per far sì che ovviamente la nostra regione sia accessibile a tutti e per tutti. Noi ovviamente ringraziamo nuovamente Confcommercio Marche Nord con il suo direttore Amerigo Varotti e il presidente Angelo Serra, Confturismo, tutte le autorità presenti e in particolar modo al nostro presidente Regione Marche Francesco Acquaroli. E un saluto da Roberta, da Rossini TV, alla prossima.